Siamo a Verona e abbiamo l'onore e il piacere di intervistare un atleta paralimpico di dressage, Andrea Vigon. A che età ha iniziato Andrea a fare questo sport? Intanto buongiorno a tutti. Io ho iniziato ad andare a cavallo per passione verso l'età di 8 anni, poi per varie vicissitudini ho smesso e ho ricominciato, diciamo, un po' seriamente a fare attività sportiva nel 96, quando avevo 16 anni, e ho iniziato come riabilitazione, ma dopo 6 mesi di riabilitazione sono passato all'attività agonistica, e questa attività agonistica fino adesso mi ha dato molte soddisfazioni, nel Soddisfazioni. senso che ci sono arrivati molti titoli italiani, più o meno 8 o 9, e poi ho partecipato 3 volte agli europei e un'edizione la scorsa ho vinto una medaglia di bronzo nella prova tecnica. E ho partecipato 2 volte ai campionati mondiali, la prima nel 2007 e l'ultima nel 2010. Nel 2010 ho avuto l'onore e il piacere di partecipare ai World Equestrian Games, nel senso la Federazione Equestre Internazionale ogni 4 anni organizza i giochi mondiali delle discipline equestri, e per la prima volta nella storia la disciplina del paradressage era inserita nei giochi mondiali equestri, e quindi abbiamo avuto l'onore con i miei compagni di squadra di rappresentare l'Italia. E poi ho realizzato il mio sogno nel cassetto nel 2008 e sono riuscito a partecipare ai Giochi Paralimpici di Di Pechino Pechino. 2008. Visto che hai parlato di paradressage, spiegaci che cosa significa. Allora, significa che praticamente è dressage dressage puro, nel senso è una disciplina equestre di addestramento del cavallo, e per quanto riguarda la disciplina degli atleti paralimpici, vuol dire che ogni atleta è classificato in un grado che praticamente questa visita di classificazione dà un po' diciamo, le capacità residue che l'atleta riesce ad esprimere a cavallo, e in base alla patologia, quindi alla disabilità più o meno grave, si rientra in In varie categorie. determinate categorie. Che poi si traducono in fare riprese o solo passo, o passo e trotto, o passo e trotto e galoppo, oppure passo e trotto e galoppo con delle figure al galoppo di media difficoltà. Infatti, se paragoniamo il grado 4, che è la categoria, diciamo, delle disabilità più lievi, paragonandola ad una ripresa di dressage per normodotati, si arriva intorno a un livello M, quindi di media difficile di Media difficoltà. difficoltà. Esatto. Questi sono i terzi campionati italiani seguiti dalla Federazione della FISE, giusto? E, fra poco avrai una gara, una competizione. Dopo tutti questi titoli vinti, immagino che l'obiettivo sia Londra 2012. Sì, assolutamente ci stiamo avvicinando, nel senso che per quanto riguarda la qualificazione della squadra paralimpica per Londra, l'Italia deve piazzarsi all'interno della ranking mondiale nelle prime 11 squadre al mondo. In questo momento, con il risultato che abbiamo ottenuto ai campionati europei in Belgio Sì, a in inizio settembre,
siamo posizionati al settimo posto di questa ranking. Il risultato degli europei è stato un ottimo risultato, nel senso che questa ranking list viene fatta su il migliore risultato di una timeline di concorsi internazionali. Prima degli europei avevamo come risultato migliore il risultato che avevamo fatto durante l'internazionale di Casorate a luglio. Siamo riusciti a migliorare di ben 3 punti il nostro migliore risultato, quindi dall'ottava siamo passati al settimo posto. E non siamo per nulla distanti dalle prime posizioni. Direi che è un ottimo risultato. Risultato perché se guardiamo le altre discipline equestri dei normodotati, siamo l'unica disciplina equestre in questo momento ad avere una squadra. Vabbè, quindi. E questo ci rende onore per tutti gli sforzi e gli impegni che mettiamo e la passione che abbiamo che per questo sport. Quanti atleti siete in squadra? In squadra saremo 4. 4 atleti. 4 atleti. Agli europei abbiamo partecipato in 5. 4 hanno fatto parte della squadra. La squadra era composta da me, da Sara Morganti, Silvia Veratti e Antonella Cicilia. E a livello individuale ha partecipato Mauro Careta. Abbiamo letto di questa cosa. E senti una cosa, tu che tipo di disabilità hai? Io ho una tetraparesi spastica. Dalla nascita? Dalla nascita e niente. E quindi montare a cavallo che cosa ti provoca, che emozioni provi? Beh, montare a cavallo in un certo senso è come un po' riuscire a correre. Esatto. Cosa che io... Sentire il vento? Sì, sentire il vento. Poi sono emozioni talmente forti e difficili da spiegare, perché è talmente bello, perché si fa binomio, come si dice, quindi quando si riesce a creare il binomio col proprio cavallo è fantastico, perché si riesce a pensare le cose e poi il cavallo agisce di conseguenza. Splendido, direi, no? Sì, davvero. Senti, tu monti un cavallo tuo? No, in questo momento no. Quest'anno mi è stata data la possibilità da parte dei carabinieri del 4° reggimento a cavallo di Tor di Quinto di montare Amoroso, un Steiner di 9 anni. E è stata questa possibilità per me è molto importante e ringrazio i carabinieri che mi hanno concesso questa cosa. Con questo cavallo sto cercando di costruire il binomio perché lo monto da inizio giugno e diciamo che i risultati stanno pian pianino arrivando e ho fatto già 3 gare con lui, e di queste 3 gare un campionato europeo che è andato a livello individuale abbastanza bene, considerando un po' che questo cavallo fino a inizio giugno ha fatto parate e caroselli, quindi abbiamo dovuto reinventarcelo per quanto riguarda il lavoro del dressage. E ha dato ottime soddisfazioni all'internazionale di Casorate, sono riuscito in 3 giorni a scalare le classifiche e a vincere la prova del freestyle di domenica e sono riuscito con i miei risultati a dare una mano ai miei compagni di squadra per raggiungere il risultato che ci serviva serviva. Beh, direi che dietro comunque al cavallo c'è un impegno notevole, no? C'è un impegno sia di allenamento che di cura del cavallo, giusto? Sì, c'è un impegno notevole si dice che è uno sport individuale, ma poi se andiamo a vedere non è così individuale, nel senso che io lo considero un po' un,
un quadro fatto di tanti mosaici, no? Quindi bisogna pian pianino incastrare tutti i tasselli. Questi tasselli sono l'istruttore, il veterinario, e il maniscalco e il coordinamento con il tecnico della nazionale e l'atleta Quindi e il parecchie cavallo. persone, ovviamente. Quindi quando si riesce a mettere tutto insieme tutte queste cose arrivano i risultati. Arrivano i risultati. Esatto. E quanto tempo ti alleni? Giusto per avere un'idea di Io com'è mi l'impegno. alleno 3-4 volte a settimana e in questo periodo recente ho cambiato scuderia e da adesso monterò con i colori dell'associazione sportiva Araba Fenice di Biella Sì. e dal 96, da quando ho iniziato adesso ho montato con i colori dell'Avres di Aosta e ho fatto questa scelta di cambiare per una scelta personale di crescita a livello Beh, tecnico. giustamente, per migliorare. Beh, quindi direi un notevole impegno e sicuramente porterà dei risultati ottimi, si spera. E poi avremo più o meno un anno davanti Per per prepararvi. prepararci per Londra e cercare di raggiungere il sogno di vincere magari qualche medaglia, anche se sarà davvero difficile vincere una medaglia a Londra perché dobbiamo essere realisti e consapevoli che andiamo in casa della squadra più forte al mondo, che è Sì, l'Inghilterra. certo, però bisogna provarci lo stesso. Però bisogna io credo un po' nei sogni e speriamo che prima o poi si realizzi. Quindi sogniamo. Perfetto, ringraziamo Andrea Vigon per aver rilasciato questa intervista ad Ability Channel e in bocca al lupo. Grazie a voi e crepi.